Salve a tutti amici di Games Odyssey, benvenuti a questa nuovissima ed entusiasmante puntata. Oggi siamo in compagnia di un ospite molto speciale. Volete sapere chi è? Seguiteci dopo la sigla. Eccoci qui, siamo assieme a Sara Stefanizzi, più conosciuta come Curolili sul web. Ciao Sara, ciao, grazie per essere venuta. Grazie a voi di avermi invitato. Allora, tu sei una streamer, giusto? Non sei proprio una youtuber? Sì, per nulla. Per nulla. E cosa significa streamer? Significa che gioco ai videogiochi in diretta, quindi non c'è nessun montaggio, non c'è un post produzione video, semplicemente mi siedo e gioco. Ed è una cosa che ovviamente è un pochino meno conosciuta magari di YouTube, ma che porta molte più soddisfazioni, perché ovviamente sei in diretta. Sì, nel senso, diciamo che è intrattenimento vero e proprio, nel senso che appunto le persone sono lì, ti stanno guardando e tu le devi intrattenere, quindi devi commentare quello che stai facendo, rispondere alle loro domande se ti fanno delle domande. È più diretto il contatto con il pubblico. È più simile a una televisione effettivamente. Sì, è più più che televisione, forse, no, non direi cabaret, però insomma c'è proprio un contatto diretto. Sì. E quindi principalmente tu quale tipo di gioco porti al tuo pubblico? Ne gioco tantissimi, sono spazio a qualsiasi cosa, da giochi di carte a giochi single player di avventura. Mi piacciono tantissimo le avventure grafiche. Ho iniziato come giocatrice di MMORPG, diciamo che quello che gioco di più sono gli MMORPG. Che sono i giochi di ruolo, quelli online? Sono giochi di ruolo online, esatto. Quindi quelli World of dove Warcraft. Proprio ti devi chiudere. Esattamente. Sì. Quindi, come è iniziato questa carriera però? Intendi come ho iniziato? Come streamer, sì. Come streamer, sì. Praticamente ho iniziato 2 anni fa. Inizialmente aprivo semplicemente i giochi, mi mettevo lì e giocavo. Poi sono iniziato a arrivare delle persone, ho iniziato ad avere un pubblico diciamo più nutrito, facevano domande, io rispondevo, mi chiedevano magari come passare livelli, come trovare un determinato oggetto, a volte magari se rimanevo bloccata in un livello mi aiutavano a superarlo. Ho iniziato così, un po' per divertimento. Poi in realtà avevo anche smesso, perché ovviamente non c'è la stessa rilassatezza di quando uno gioca da solo, cioè non sei lì da solo, quindi devi sempre dar credito ad un pubblico, devi sempre comunque rispondere a chiunque ti chieda qualcosa, quindi ovviamente a volte ti perdi anche parte della storia, specialmente se stai giocando un single player. Poi per gli MMO non succede nulla, per altre cose è un po' più problematico. Certo. E dunque Twitch, che è appunto il sito su cui si può streamare i propri giochi, diciamo che è popolato da un pubblico di giocatori maggiormente maschile, giusto? Sì. Come si vive dal lato delle ragazze invece? Immagino che non sia diverso, però ci sia un altro approccio da parte del pubblico. Molti dicono che è più facile per una ragazza essere una Twitcher, una streamer. Diciamo che ci sono i pro e i contro, nel senso, sì, è vero che come impatto iniziale sicuramente magari qualcuno, cioè normalmente un giocatore maschio preferisce magari guardare una ragazza piuttosto che un uomo, se sta cercando magari dell'intrattenimento, insomma si vuole rilassare o qualcosa del genere. Ovviamente se cerca un pro player no, però diciamo che per una ragazza non è facilissimo, perché ci sono anche quelli che vengono apposta per rompere le scatole, certo. Proprio perché sei una ragazza. Va bene, allora diamo un'occhiata magari a qualche... un riassunto delle tue stream, vuoi? Sì, certo. Andiamo. Prova. Ok. Yeah. Come on, only one tour. Please. I think I won. I won again. Yeah. Wait, just give way with poison. Suicide.
I have Zenzi that protect me. I'm not afraid with Zenzi. Tutturu! Ma Yurides! Che cos'era questo? È il suono di quando le persone mi followano sul canale. L'hai fatto tu? Sì, l'ho registrato io. Sono un'appassionata di anime e manga, quindi ho preso un pezzettino di un personaggio molto famoso di un anime, Steins Gate, che mi piaceva. È geniale, posso dire che è geniale. Allora, Sara, noi siamo qui per parlare di giochi. Sì. E in particolare io oggi volevo affrontare un argomento che è un attimino cruciale in questo periodo, ovvero i AAA, cioè i giochi, diciamo, le produzioni alte, sì, che stanno uscendo in versioni che forse sono peggio, beta. No, ma neanche, alfa. Sì, cioè, gli indipendenti che sto vedendo in questo periodo probabilmente hanno meno problemi. Citiamone uno a caso, Assassin's Creed Unity. A caso. A caso, che è appunto uno dei giochi che ha avuto più problemi. Sì. All'uscita di tutti. Buggatissimo. Buggatissimo. Grafica meravigliosa, ma completamente buggato. Si sono incontrati, sì, problemi a non finire, soprattutto di rendering, quindi dei personaggi. Sì, bulbi oculari, svolazzanti, sorrisi, scalpi volanti. Sì, purtroppo ci sono stati molti bug grafici di questo tipo. E secondo te perché escono in questo modo i giochi? Alla fine sono produzioni importanti. Soldi. Perché le case fanno a gara l'una con l'altra per vendere più giochi. Quindi cosa fanno? Li buttano fuori, che ancora non sono pronti per far concorrenza ad altri giochi che devono ancora uscire, e non sono pronti, non sono mai pronti. E quindi c'è questa cosa qua, la corsa alla patch, che sì, ormai esce un gioco e al day one c'è una patch, ovvero una correzione da scaricare. Sempre. Terzo giorno, ormai... quarto giorno massimo si patcha. Peccato che spesso con le patch vanno a rovinare anche, esatto, quello che andava bene. Perché appunto correggono degli errori, magari modificando cose più indietro, e sì, ne aggiungono altri perché non modificano a dovere. Io sto giocando a Dragon Age, da quando hanno patchato mi crash. Prima, ecco, mi crashava. Ad esempio, Dragon Age, che però è un gioco che è uscito bene, sì, diciamo. Sì, è uscito molto bene, nel senso, bug grossi non ce ne sono stati. Mi è capitata una quest che mi si è buggata, ma diciamo una cosa abbastanza di poco conto. Però da che quando succede? Hanno patchato per risolvere quei piccoli problemi che c'erano, se ne sono creati addirittura di altri, quindi... Allora, magari diamo un'occhiata a questa compilation di bug che abbiamo trovato su internet, appunto per farvi vedere di cosa stiamo parlando. Grasse risate. Andiamo. Davvero una cosa allucinante da vedere la quantità di bug che si trovano in questi giochi, che appunto sono produzioni che sono anche magari pubblicizzate in maniera massiccia. Si crea un hype mostruoso dietro a titoli del genere, ci sono le persone che aspettano, cioè appena finiscono il titolo della serie aspettano quello dell'anno dopo. Ma io personalmente, che vabbè, non sono mai stato un fan dei giochi alla GTA, diciamo, a parte i classici vecchi. Gli open world, sì. No, proprio di GTA, no, quelli di Mafia, quelli lì. Però quando hanno annunciato Watch Dogs l'anno scorso,
Io ero contentissimo, cioè alla fine io sono un appassionato di informatica, molto esatto. Contenti. Poi io sono un appassionato di informatica, ho detto wow, un GTA con gli hacker. Esatto, quello che ho pensato anch'io. Poi Open World. Poi Open World, come hanno ricostruito la città di Chicago, è davvero sì. Assurdo, davvero preciso. Però. Ah, quando... mostruoso, ho creato un fuoco di paglia. Esattamente, sì. Non avrei potuto descriverlo meglio, un fuoco di paglia, perché è uscito ed era tutto tranne quello che è stato un boom, vendite alle stelle, season pass, contenuti aggiuntivi, gadget, pinco pallini. E poi alla fine si è spento tutto subito. Il gioco, ve lo dico, io sì. L'ho provato, era banale, cioè non era assolutamente quello che Ubisoft ha prospettato. E Ubisoft ha cercato un pochino di riscattarsi magari quest'anno con il nuovo Far Cry. Far Cry, sì. No, sì. L'hai visto Far Cry 4? Sì, sì, no, la grafica è molto bella, però anche lì non è all'altezza del terzo. No, assolutamente, il terzo è stato un capolavoro che ha fuso l'open world del secondo con la trama meravigliosa del primo. Il 4 ha cercato di riprendere queste cose. No, bel gioco, ma non all'altezza. Anche lì, per ricollegarci al discorso di prima, impacciato, c'è stato un downgrade grafico. Sì, del... sì. Poi appunto, a proposito di grafica proprio, c'è questa cosa qua. Allora, magari molti di voi che ci seguite giocano su console, dato che sono molto più diffuse. Ma su PC. Esatto, noi due siamo entrambi PC gamer accaniti. Il PC gaming è stato ucciso da Ubisoft. Sì, lasciamo stare. Perché le ottimizzazioni di Ubisoft non sono inesistenti, no, assolutamente sono inesistenti. Sono giochi fatti appositamente per le console con dei porting mal riusciti sui PC. Guardate, Watch Dogs, Ubisoft l'ha proprio detto, è stato downgradato per mantenersi a livello delle console. Hanno fatto dei giochi per promuovere le console. Allora, adesso che abbiamo, diciamo, ucciso Ubisoft con queste nostre dichiarazioni, no. Volevo chiederti un'ultima cosa su di te. Tu streami in inglese, sì. Giusto? Non in italiano. No, in inglese. Però sei di Rimini, giusto? Sì, sono di Rimini. Sei di Rimini, ma streami in inglese. Ma streamo perché? In inglese. Allora, inizialmente avevo iniziato in italiano. Poi, a forza di trovarmi comunque stranieri nel canale, persone che mi facevano domande in inglese, io rispondevo in inglese, mi sono trovata a un certo punto ad avere un 20% di italiani con un 80% di stranieri, ho iniziato a parlare in inglese. E tra l'altro lo sto migliorando ogni giorno di più anche per questa cosa. Sì, perché ho sentito che lo parli davvero bene. Me la cavo. Accento italiano, sì, ma davvero molto bene. Mi accento alla Mario. Però la pronuncia è ottima. Sì, allora, ma io direi che questa puntata la possiamo anche chiudere qui, dato che abbiamo esaurito gli argomenti in modo esauriente. E vi ringrazio a tutti quanti per averci seguito. Vi do appuntamento alla prossima puntata, sempre sulla pagina Facebook di La Televisione Web, facebook.com/la televisione web. Per ulteriori informazioni vi invito a guardare la sua pagina Curolili, giusto? Curolili, sì. E la mia pagina, ovvero Codex. Trovate tutte le informazioni comunque poi sulla pagina di Facebook. E vi ringrazio ancora per averci seguito. Sara, grazie mille per essere stata qui con noi. Ciao a tutti. E alla prossima puntata.